questo è uno spettacolo. Questo che vedete dietro di me è un affluente del Crati, un fiume che ormai è stato totalmente avvelenato, è di fatto una cloaca, è di fatto uno scolo, un lungo scolo fognario, e siamo in pratica alla stazione di Montalto. Stazione di Montalto dove c'è anche un caseggiato, diciamo una piccola frazione di almeno 300-400 case, noi abbiamo contate. Fatto sta che questi abitanti scaricano in questo che era prima un trasparente affluente del Crati. Come vedete è ridotto a uno scolo fognario. I miasmi in questo momento e le esalazioni dei miasmi le stiamo respirando noi, ma il problema per cui vedete anche un colore nero, devastantemente nero, è perché sono stati scaricati benzenici, ma soprattutto residui dell'asfalto, della lavorazione dell'asfalto, quindi non solo benzenici, ma derivati piuttosto inquinanti, per cui ben si sa come viene preparato l'asfalto. L'asfalto viene preparato attraverso tutto un ciclo che riguarda sostanze benefiche. Già di per sé l'asfalto è velenoso, qui stiamo in pratica anche alle prese con le zanzare che ci stanno in questo momento disturbando. Ancora nei NAS, nei carabinieri, nonostante si sia sopra una strada provinciale, vedete qui c'è una strada provinciale, abbiamo messo proprio la macchina quassù, nessuno è intervenuto per spiegarci perché mai si permetta all'amministrazione comunale di Montalto di far sì che un fiume sia diventato uno scolo benefico, sia diventato un affluente della morte del Crati, perché a poche centinaia di metri si trova il Crati, quindi uno dei corsi fluviali, ma anche uno dei bacini idrologici e idrografici più importanti della provincia di Cosenza. Il mondo va alla malora, Cosenza ancora di più. Ci rivolgeremo anche al vicepresidente dell'ANCI, Salvatore Perugini, saprà darci una risposta, richiamando ovviamente l'omologo, il suo collega sindaco di Montalto, a una maggiore responsabilità, perché qui si tratta di avvelenamenti, qui si tratta di colera, qui si tratta di aspetti epidemiologici molto gravi. Un saluto ad Alfredo Gli...